Durante il falò di confronto, Martina De Ioannon ha deciso di porre fine alla relazione con Raul Dumitras nonostante le lacrime di quest'ultimo. Motivando la sua scelta, ha dichiarato di non amarlo più come prima e di non provare più le stesse emozioni. Ha notato che mentre le altre ragazze del villaggio soffrivano la lontananza dai loro fidanzati, lei si sentiva bene anche da sola. Martina ha espresso la sua decisione di non voler più aspettare che Raul cambi e ha affermato di desiderare uscire da sola. Dopo la registrazione della finale di Temptation Island, Raul e Martina non hanno riunito la loro relazione, ma sembra che entrambi abbiano iniziato a frequentare altre persone. Si vocifera che Dumitras stia frequentando una delle tentatrici del reality, mentre Martina sembra aver visto il tentatore Carlo due o tre volte, ma attualmente è coinvolta in un'altra relazione. Le rivelazioni proseguono con Deianira Marzano che conferma che Martina ha intrattenuto incontri con Carlo ma ora si trova in un'altra relazione. Nel frattempo, Raul starebbe frequentando la tentatrice Nicole. Testimonianze aggiuntive confermano che Martina si è vista con Carlo diverse volte e ora sta frequentando un uomo benestante. Infine, Alessandro Rosica conferma le nuove frequentazioni dei due protagonisti del programma, sottolineando che Martina è rimasta con il tentatore e Raul si diverte con Nicole. Infine, si fa menzione di una giovane follower che afferma che Martina si è vista con Carlo due o tre volte a distanza di tempo e ora si sta frequentando con un'altra persona. La situazione sembra essere in continua evoluzione con entrambi i protagonisti che stanno esplorando nuove relazioni dopo il falò di confronto a Temptation Island.